Quindi Fabrizio, stesso esatto record. Vediamo come si comporterà la nostra Nicole Disegni, che ricordiamo ha voluto fare un salto di qualità andandosi ad allenare all'estero in una prestigiosa accademia, quale la Jackson Wink, dove si allenano personaggi del calibro di Overeem, ma anche di John Bon Jones, di Holly Holm, insomma tutto il meglio dello sport da combattimento mondiale. Lei adesso fa parte in pianta stabile di questo prestigioso team. Ricordavamo che il primo match italiano e romano per lei, che è nata proprio qui a Roma, è classe 87, due match alle spalle targati EFC, l'ultimo perso per decisione unanime, ma dobbiamo ricordare che nel suo palmarès c'è anche un titolo di campionessa IMAF nel 2015. La nostra Nicole Disegni è alla destra dei vostri teleschermi. Esatto, questo, come ricordavi tu prima, è il suo primo appuntamento fuori, dopo essersi allenata nella Jackson Wings, quindi c'è per sua stessa missione un bagaglio tecnico che si porta dietro, migliorato. Adesso abbiamo visto un incrocio dei guantini, studio molto attento, quindi i combattimenti femminili offrono anche questo, oltre a essere a grandi linee anche molto divertenti, perché solitamente le donne sono molto veementi. Più tecniche anche. Beh, sì. Lo possiamo dire? Sì. Luca? Sì. Confermi? Confermo. Non è una delle prime particolarità degli incontri femminili, ma quando si trovano quelli tecnici sono davvero tecnici. Adesso stiamo vedendo le prime schermaglie di colpi di braccia tra le due atlete, e a quanto pare l'Ucraina non sta indietreggiando di un passo. Deve stare attenta alla nostra Nicole Disegni, perché a quanto mi pare di capire la Ucraina Gornosteva è leggermente più alta rispetto all'atleta romana, e quindi potrebbe trarre vantaggio da una maggior gittata. Quindi occhio alla distanza, Nicole. Beh sì, diciamo che l'allungo sembrerebbe, non abbiamo adesso i dati effettivi, ma sembrerebbe avere la meglio l'Ucraina. Probabilmente già segnata in viso, ma anche Nicole mi sembra sul suo occhio sinistro. Sì, se non sbaglio sì. Insomma, si stanno portando dei colpi, veramente non si stanno risparmiando. Anche qui sono passati i primi minuti, che solitamente fanno parte delle fasi iniziali di un match, di una fase di studio, quindi si entra nel vivo. Buono questo tentativo di tie clinch con la ginocchiata, ginocchio sinistro, da parte di Nicole Disegni. Molto caute entrambe, Luca. Sì, la prudenza è la parola chiave in questa prima fase di lotta. Non vogliono scoprirsi troppo o scoprire soprattutto quelle che sono le loro carte da giocarsi durante questo match. Vediamo intanto un colpo che entra a segno da parte della Gornosteva. Una guardia, quella di Nicole Disegni, davvero particolare rispetto a quella molto più chiusa rispetto all'atleta ucraina. È particolarmente, vedi, dinamica, tende quasi a voler confondere, non particolarmente alta come guardia, ma avanza comunque sempre Nicole. Continua la fase di studio, prova a mettere un jab, poi un'altra combinazione, si chiude la distanza, entra con il destro. È comunque brava a difendersi la Gornosteva. Sostanziale equilibrio fino a questo momento, nessuna delle due sta avendo la meglio. Colpi a viso aperto da ambo le parti. Prova molto a sbracciare. Larghi. Adesso questa combinazione è molto buona da parte di Nicole Disegni, va a segno in un paio di occasioni, mentre a segno un altro jab. Stanno portando entrambe le atlete un numero molto alto di colpi, un volume quindi decisamente alto, soprattutto dei colpi di pugno, di braccia in generale, probabilmente giudicandolo col regolamento fino al 2016, ma forse anche con l'altro, con quello nuovo. Comunque agli occhi dei giudici dovrebbe a questo punto essere in vantaggio Nicole, visto che ha portato sicuramente più colpi, il numero più colpi maggiore di colpi a segno. Anche perché è l'atleta di casa, è l'atleta di casa, se vogliamo, forse di contorno, anche un piccolo occhio di riguardo di contorno, anche se non dovrebbe essere così, ricordiamolo, però è anche però normale, esatto. C'è questo, ma come vedi ha anche portato il centro dell'ottagono, sta dirigendo un po' lei la situazione, quindi probabilmente a un minuto dalla fine dovesse continuare così, vedrei sicuramente il round ad appannaggio di Nicole Disegni. Sarebbe curioso anche vederlo un pochino a terra, io non
non è che conosca benissimo Micol Disegni, però so che comunque, per sentito dire, dovrebbe avere delle ottime skills anche a terra, quindi potrebbe provare chissà anche qualche... Se non sbaglio, ha vinto anche il campionato italiano di grappling. Esatto, sì, sì, esatto. esattamente nel 2015, quindi sicuramente qualche cosa a terra si sa in muovere, più forse via. Della Gornostaeva sa fare. Esatto. Mezzo giro d'orologio e poi metteremo in archivio questo primo round di tre. Intanto eccole, vanno a terra, posizione di mezza guardia, conquistata Micol Disegni, brava la Gornostaeva a liberarsi e a rialzarsi immediatamente. Che era esattamente la tecnica che diceva prima Luca, che in queste situazioni forse è meglio una levantata tecnica, quindi spingere le anche dell'avversario e rialzarsi. Esatto. Beh Luca, io comunque continuo a dire che questo round... a mio avviso è appannaggio. Fabrizio, ti ricordo sempre che sei di fronte a due Luca, quindi dovresti specificare. In questo caso a tutte e due lo dico. Ah, ok. Secondo me il round è ad appannaggio di Micol Disegni, sia per il volume di colpi, per aver portato il centro dell'ottagono e soprattutto l'ultima difesa dal takedown probabilmente ha sancito completamente un 10-9 a suo vantaggio, come la vedete entrambi a partire da Luca Lodracchiano. Io sono completamente d'accordo con te, ti ripeto, nonostante la tua previsione l'avevo anche un po' anticipata e avevo aggiunto che nonostante questo numero maggiore di colpi dobbiamo calcolare anche il vantaggio di Micol Disegni di giocare in casa, quindi do ancora più valenza a quello che hai detto e dico che Micol Disegni secondo me è in vantaggio. Luca Nacoretta? Anche secondo me, ha dominato il match e sorride nello scambio di colpi. Anzi, gigioneggia anche un po' con le mani, sì, quasi, sì, insomma, a voler portare il suo estro anche all'interno di un match di MMA. Quindi per ora siamo tutti e tre d'accordo con un 10-9 per Micol Disegni. Vediamo l'inizio di questo secondo round, come ci ricorda la grafica, e inizia. Inizia proprio in questo momento. La nostra Micol Disegni alla destra dei vostri teleschermi, Anastasia Gornostaeva invece con le fascette bianche, attualmente lei alla destra del vostro teleschermo. Si finisce a terra, attenzione perché prova, brava Micol Disegni, si aggrappa, ha agganciato con la sua gamba sinistra, la gamba dell'avversario, è riuscita a proiettarla, adesso ha il vantaggio di avere la top position rispetto alla sua avversaria, può lavorare molto da questa posizione e da qui andare appunto a bloccare le braccia e a lavorare ai fianchi e al volto. Quindi Micol Disegni all'interno della guardia dell'atleta ucraina. Adesso vediamo se la sua strategia sarà più quella di passare la guardia, quindi uscire dalle gambe che le cingono il corpo, oppure continuare a lavorare in ground and pound da quella posizione. Probabilmente, ecco, sempre tornando al discorso del terreno di gioco del tatami, è una posizione difficile per entrambi, ci ricordava Luca Nacoretta, quindi sia per chi vuole stabilizzare la posizione che per chi insomma vuole provare a fare qualcos'altro. È indubbio che la Disegni stia mettendo abbastanza pressione da quello che stiamo vedendo in questo momento, giusto Luca? Sì, 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 sta mettendo pressione con la spalla, deve stare attenta all'avversario e si sta posizionando per attaccare con un triangolo combinato a un armlock, ovvero una leva di braccio. Deve stare quindi molto attenta la nostra Micol Disegni, che però ci ha dimostrato in passato di essere molto brava a terra e quindi sicuramente sa che deve stare attenta in questa posizione, infatti va a posizionarsi in una sorta di treppiedi. No, è una posizione quella di a piramide, a se, piramide vogliamo, sì. Se vogliamo tirare fuori qualche altro termine, forse il nostro Luca Nacoretta potrebbe dirci qualcosa di leggermente più accurato. Ma non ha un nome specifico. No. Invece secondo te tatticamente quale sarebbe l'attacco più giusto da effettuare in questa posizione? Parlo ovviamente di Micol Disegni. Micol dovrebbe innanzitutto cercare di aprire la guardia a questa posizione, deve stare attenta assolutamente a questi attacchi che attenzione. Mi sembra molto pericolosa. Ecco, è preparata anche attenzione. La Gornostaeva. Adesso in questo caso dovrebbe schiacciare per mettere pressione e sfilare il braccio quando sente un piccolo spazio. E schiacciare, non deve andare a finire a pancia in sotto da questa posizione perché è molto pericolosa. Ecco, sta facendo bene, deve caricare tutto il peso sulla testa
Esatto, questa è una buona strategia. Ottima e sfilare difesa. Il braccio per poi passare in una posizione dominante come la posizione laterale, la side. Vediamo se riuscirà a difendersi. Non deve fare questo, non deve fare questo perché cadrebbe nella trappola. Deve salire, deve salire. Esatto. Sembra che sta. Si sta muovendo, sì, bene. Si sta difendendo. Se non sbaglio, sta impedendo proprio la distensione del braccio. Sì. Esatto. Diciamo deve che si schiacciare. Sta muovendo. Si sta muovendo molto bene. Tutto quello che ci sta commentando il nostro Luca Nacoreta, diciamo che è ineccepibile per quanto riguarda una difesa da un armlock tirato da una guardia. Esatto. Poi originariamente, ecco. È fuori, sembra è uscita, uscita, stare uscita. Attenta perché ecco appunto l'avversaria prova a rientrare nel triangolo. Ok, ha ripreso la posizione di guardia chiusa e adesso secondo me deve approfittare per attaccare perché l'avversaria ucraina è molto stanca. Possiamo dire che queste difese comunque sia comportano un dispendio di energie, di cardio anche esatto, molto elevato. Esatto. Sicuramente adesso l'avversario Gornosteva, sì. Gornosteva, ok, è molto stanca di gambe. Sarebbe più facile aprire la guardia in questi sì, casi. Dovrebbe approfittare adesso Mikol di questa situazione. Vediamo se ci riuscirà. Intanto sta lavorando molto Anastasia Gornosteva. E nonostante la stanchezza che abbiamo detto prima, Mikol Disegni sembra comunque rimanere abbastanza lucida per stabilizzare quantomeno la sua posizione, non spendere energie inutili, anche se giustamente un attacco per aprire la guardia e passare, fare un passaggio di guardia sarebbe buono. Intanto questo colpo da parte di Mikol Disegni. Sta lavorando con il destro. Forse era un altro attacco da parte della Gornosteva. Sì, sta tentando di nuovamente effettuare un armlock, però questa volta in maniera meno decisa e infatti si libera più agevolmente Mikol, che scarica anche in ground and pound da dentro la guardia. Almeno due colpi andati decisamente a segno, puliti. Ci riprova nuovamente, ma insomma Mikol sembra aver po' capito questo gioco, poi sì, finito il secondo round. Della campana, messo in archivio anche il secondo round. Entrambe molto stanche, io vorrei continuare ad invitare tutti quanti a seguirci sui social con l'hashtag Magnum Live o anche continuando a commentare come già state facendo in tantissimi sotto il video, sia sulla pagina Facebook della Combat League che sulla pagina ufficiale del Magnum FC. Vedo che siete davvero tanti, fanno i complimenti, ci fanno i complimenti un po' a tutti, all'organizzazione, a Luca stessa che sta portando avanti un ottimo commento, quindi questo ci fa piacere. In questo caso parli di Luca Lotrecchiano o Luca Nacoreta? No, Luca Nacoreta, a te non te li fanno i complimenti. Niente, tanti complimenti a Luca Nacoreta per il commento, nessun complimento a Luca Lotrecchiano. Però vabbè, ci sta. Accetto la sconfitta con grande onore, Fabrizio. Beh, direi. Vediamo l'occhio sinistro segnato da parte di Mikol Disegni, attenta a quello che dice il suo angolo, ovvero Lorenzo Borgomeo, altrettanto attenta all'angolo dell'Ucraina Gornosteva. Ovviamente in questo caso concedeteci tutti voi un minimo di patriottismo, quindi tifare per Mikol Disegni. Assolutamente lecito. Insomma, assolutamente è almeno lecito. Soprattutto dopo l'ottima prestazione sì, del primo round. Questi sono i momenti salienti del secondo round. Ci hanno sottolineato questo tentativo di armlock portato avanti dalla Gornosteva e difeso in maniera impeccabile, seppur con qualche difficoltà, da Mikol Disegni. Ed eccoci arrivati inizia adesso al terzo round. Il terzo e ultimo round, quello decisivo. Vediamo come si comporteranno le due fighters. Scambio di colpi a viso aperto, stiamo parlando di striking. Adesso scivola Mikol Disegni che finisce a terra, subisce un paio di colpi. Sì, per rialzarsi in maniera un po' forse scomposta è andato avanti, quindi tutto quello che è contrario alla levantata tecnica in realtà in questi casi, quindi ha esposto un po' troppo il viso, non sembra aver accusato in maniera pesante questi colpi e ne ha incassato un altro jab. Sì, sta sfruttando la miglior gittata la Gornosteva. Ti salutano intanto Luca, il nostro Luca Ronchetti saluta Luca Nacoreta, immagino. Sì, uno scambio di lo conosci? Sì, sì. Un fighter, voglio dire. Fighter di MMA, anche di Jiu-Jitsu. Grande Luca.
intanto continuano a scambiarsi colpi, sembrano mediamente provate, diciamo così, insomma la stanchezza si fa sentire, i colpi, il volume dei colpi è stato tanto, purtroppo il terreno scivolone anche per la Gornostella, continua a essere scivoloso. Prova a mettere il gancio destro Micol Di Segni. Si abbassano i ritmi di questo match, probabilmente si fa sentire anche la fatica quando siamo giunti quasi a conclusione. Fabrizio, i ritmi molto più bassi rispetto alle prime due riprese. Molto più bassi, era anche, diciamo... Forse stanno scegliendo l'offensiva giusta. Ecco che parte Micol Di Segni, ha provato ad accorciare la distanza e a lavorare anche di clinch. È stata brava la Gornosteva a riportarsi a debita distanza. Sì, diciamo adesso che prova a infilare il diretto destro. Anche se i ritmi sono calati, sembrano essere più precisi, non c'è una stanchezza troppo evidente in questo ultimo round. Certo, il ritmo parla da solo, ma quantomeno la Di Segni sembra avere lo stesso estro dell'inizio. Adesso incassa un altro gancio molto largo, un po' lanciato, un altro ancora. Forse l'occhio sinistro si sta chiudendo anche un po' di più. Della Di Segni, ottimo, buono, da buon leg da parte di Micol, e ha capito che probabilmente stare attento a questa ghigliottina. Buono, ne esce bene. Vediamo se quantomeno per gli occhi dei giudici Micol, portando un altro takedown, potrebbe questo colpo, Fabrizio, potrebbe confermare anche questo terzo round, insomma. A dispetto dei colpi che ha preso, probabilmente potrebbe riuscire cavandosela, se così vogliamo dire, rifugiandoci nella lotta, nei takedown. Abbiamo visto nei primi due round, specialmente nel primo, che era molto capace nel fare pressione, quantomeno anche rimanendo nella guardia della sua avversaria, ma comunque agli occhi dei giudici potrebbe essere un vantaggio quello di rimanere in top position. Adesso forse si scopre un po' troppo, sta regalando un po' troppi colpi, sia quindi per gli occhi dei giudici che proprio per una questione di energie nell'incassare, che potrebbero far esaurire il cardio della Di Segni anche troppo velocemente. Manca un minuto e adesso è il momento di spingere sull'acceleratore. Wow, brava, wow. Micol Di Segni va a prendere direttamente di questa posizione per prendere la schiena e appunto cercare uno strangolamento. Niente. Ha preferito colpire. Buono comunque il tentativo. Ma è questo il lavoro che dovrebbe fare la Di Segni, secondo me. Vediamo se difende. Scivola intanto complice, la sì. Non infierisce la Di Segni, preferisce farla rialzare. Forse non voleva rischiare nuovamente di finire dentro la guardia dell'avversario, visto insomma come ha portato quelle leve, quell'armlock. Intanto attenzione, perché sembra stia accusando un pochino la Gornostaeva. Forse questi 20 questo secondi è il momento giusto, Micol, senza scoprirsi troppo. Vai, nella Micol, guardia, vai all'attacco. È comunque lei che porta avanti l'azione. Vedi, bellissimo questo. Ha provato anche un uppercut, purtroppo è andato a vuoto. Ultimi 10 secondi e poi ci sarà solo il tempo per il verdetto ufficiale. Ecco l'ultima scarica da parte di Micol. Studiata. Brava Micol, mette un altro colpo e poi arriva al suono della campana. Brava, questa Micol potrebbe essere la fase decisiva di tutto il match. Esulta all'angolo, esultano anzi all'angolo Lorenzo Borgomeo e Riccardo Carfagna per il buon lavoro svolto dalla nostra Micol Di Segni. Si vanno a complimentare con lei. Intanto questi i momenti salienti dell'ultimo round. Buono, secondo me questo terzo round potrebbe anche essere mediamente equilibrato. Non per niente è stata sempre Micol a portare l'azione, ma probabilmente i colpi che ha subito dalle schermaglie pugilistiche, come in questo caso, sono stati un po' troppi e potrebbero aver falsato la visione dei giudici. Fatto è che i primi due round dovrebbero essere a suo appannaggio. Abbiamo il verdetto, Fabrizio. Buono,
in favor of your winner. From the red corner. Wow. Ce l'ha fatta Nicole. Brava. Vince brava, per decisione unanime la nostra Nicole Disegni, che sale a 2 vittorie e 1 sconfitta.